Ma che piacere averti qua. Pierluigi è la seconda volta che presenzia a Coscienza, insomma è una persona di spessore, siamo affezionati e poi abbiamo anche delle cose da fare in comune e parleremo anche di quello. Ma prima di tutto dobbiamo capire che cosa si deve intendere per biotransenergetica. Ah, anche tu sei riuscito a sbagliare, sbagliano tutti. Ah. Non c'è nessuno che riesce a dire. Mi dai un'insufficienza anche tu? Ne accorgo ora. Ma mi dai un'insufficienza come ha fatto la Conforti? Quasi riuscendo. È biotransenergetica, lo leggo adesso, anch'io ci sono caduto. È difficile. Io vorrei intanto ringraziarvi perché sono secoli, cioè in genere le conferenze mi annoiano molto. Ho ascoltato da questa mattina. Sto tremando. No? Ho ascoltato da questa mattina in camera d'albergo fino adesso. Assolutamente una qualità, ma soprattutto al di là della qualità dei contenuti che mi interessa meno, ma la qualità trasmessa, l'anima, la presenza, la connessione. Ci fa piacere. Bravissimo. Fa piacere, grazie per Luigi. Grazie. Bravissimo. E quindi spero di essere all'altezza. Ovviamente potrei ripetere gran parte delle cose dette, perché questo è uno dei posti nei quali ci si sente a casa, si dice, oh, finalmente, ma allora non mi stavo sognando, no? Ma allora è vero che è possibile anche sento dei rumori in passata che condividono con te questa sensazione. In altro modo, no? E allora cercherò di dirvi qualche cosa di originale, qualche cosa che possa restare e fare un minimo la differenza, perché una delle cose che più mi danno fastidio è essere ripetitivo o noioso, dire delle cose banali. Vediamo se ce la faccio. Tu mi hai chiesto di biotransenergetica, io ci arrivo, mi permetti di arrivarci in modo... Per la via che tu ritieni sia la migliore. Intanto, una delle cose che io vedo che quasi mai nessuno di noi fa, io compreso, che cos'è l'esperienza? L'esperienza è un circuito fatto di sentire, agire e pensare. E quindi, adesso io sto parlando e si presume che voi state ascoltando. La nostra attenzione è sulla parola. Sul palcoscenico, possiamo dire, viene la parola. E a meno che non facciate qualche cosa di particolare, l'attenzione è sui... cercare di capire quello che sto dicendo. E ci sembra normale, giusto? Ma questo è un pezzettino del circuito dell'esperienza. La collega ha citato il termine integro. Io uso il termine integrale, che è quasi simile. Integrale, sapete l'etimo di integrale? Integrum, non toccato. Quindi se noi vogliamo fare un'esperienza integrale non dobbiamo toccare nulla, toglierci di mezzo, tutto è già integrale. E allora uno direbbe, vabbè, e quindi forse possiamo accorgerci di qualche regolarità. Come fare a non toccare nulla? Citando il primo, Marco Guzzi, che parlava di dobbiamo accorgerci di come facciamo ad essere infelici. Ok, potremmo riportarlo a questo discorso. Dobbiamo accorgerci cosa tocchiamo, come tocchiamo le cose. Cioè come le facciamo diventare non più integrali. Come le separiamo. Separazione, advaita, non due. Tutte le tradizioni ci parlano della non separazione, del fare del due l'uno, ok. Se noi non vogliamo toccare l'esperienza, cosa dobbiamo fare? Sentire, agire, pensare. Quindi adesso io non vi dico di chiudere gli occhi, di fare qualche respiro profondo, di cercare di rilassarsi, perché dovrebbe già succedere, dovremmo farlo sempre, perché quello fa parte del sentire, cioè quello che arriva verso di noi. No, l'agire è quello che io sto dicendo, che viene da un pensare, cioè ho elaborato dei concetti, li dico e arrivano a voi che ascoltate. Ma se io ascolto parzialmente, perché sto attento a quello che sta dicendo la persona,
non vivo un'esperienza integrale. Quindi, per stare al tema del convegno, mi impedisco la felicità. Sarò un po' meno felice. Starò in un processo, tu parli, mi hai dato come titolo l'energia della felicità. Dato che l'energia è, così come la coscienza, noi non abbiamo una coscienza, forse vago perché i concetti sono tanti. Quanti di noi credono di avere una coscienza? È una fake news. Non abbiamo una coscienza, siamo immersi nella coscienza. Siamo immersi nella coscienza che è integrale, flusso. Lo stato di flow è uno stato nel quale ci lasciamo agire dalla coscienza, che sente, agisce, pensa. Quindi io posso avere un pensiero piccolo piccolo, da piccolo uomo, un pensiero wishful thinking, come lo chiamano gli anglosassoni, un pensiero mitologico, un pensiero magico, un pensiero razionale, un pensiero critico, un pensiero sovrarazionale. Quando sono in onde gamma, sono pensato, non penso, come diceva anche Redroni. Le cose, quando noi siamo integrali, cioè in connessione con il nostro sé, siamo pensati dal sé. E quindi quello che io sto dicendo adesso lo dice il sé, non lo sto dicendo io. Se io non mi togliessi di mezzo, direi qualche cosa forse meno interessante. Se io voglio dire qualche cosa che forse vi arriva, non mi preoccupo di cercare di dire qualche cosa di interessante. Mi preoccupo di lasciarlo dire al sé e di togliermi di mezzo. Pensiero integrale. La coscienza, ovviamente la coscienza può anche dire delle stupidaggini, ma sarà il frutto di quanto io sono disconnesso. Quanto meno io sono integrale, quanto io meno sono in armonia, quanto più le cose che dico sarò pensato non dal sé, ma da subpersonalità. Dal bambino ferito, dall'adolescente ribelle, dal professionista egoico che dice io farò la migliore relazione di tutti. E allora viene fuori, mi pensa quel soggetto lì, quel personaggio che ho dentro, viene sul palcoscenico quel personaggio. Se io scompaio e mi lascio parlare dal sé, si presume che dica delle cose più autentiche, si diceva prima qualcuno. Quindi sentire, agire e pensare. Però, dicevamo, ho detto il circuito dell'esperienza, sentire, agire e pensare. Ma poi c'è anche l'unità di esperienza. Qual è l'unità di esperienza? Inscindibile. La Trinità non ci dice niente, la Trinità. Tutte le tradizioni hanno il concetto di Trinità. Io, te e il campo. Non è possibile concepire un'esperienza umana che non comprenda questa triade. Io, tu e il campo. 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 Ovvio, ci sono infiniti campi, siamo in un sistema ipercomplesso. Parlare di epigenetica vuol dire parlare di campi. Vibratorio, elettromagnetico, biochimico, atmosferico, galattico, la mela intorno, campo. Finalmente capiamo il concetto della mela. Però ci sono infiniti. Quello è colpa mia. Quindi l'unità di esperienze è io, te e il campo. Questo vuol dire che quello che io dico non è solo quello che io dico, ma per ciascuno dei campi di te sarà quello che io dico più quello che tu capisci, più il campo che c'è tra di noi. Il campo è psichicamente significativo, è il terzo non datur che tutti trascurano. Quanti parlano di relazione? Quello che cura è la relazione terapeutica. Non è vero, è una palla, è un'altra fake news. È il trans, io dico. Lo chiamo trans, questa unità di tre. Io, te e il campo. È questo che cura. Non solo la relazione tra me e te. Un termine che non mi piace è empatia.
direte, ma sei matto, l'empatia è la cosa più bella che c'è, a meno che noi non ci chiariamo, perché empatia mette l'accento sul fatto che io sono empatico nei tuoi confronti, sento come tu senti, sì, ma manca un pezzo, io sento come tu senti, ma non me ne frega un accidente, cioè non mi identifico. La compassione buddista, per esempio, non è che io soffro per oddio, sto male, oddio, ma io sento, ma è un tre, non è un due. Ci sei tu, ci sono io, c'è il tuo dolore, ci sono io che lo sento, ma c'è il campo, in questo caso, il campo di coscienza, il Buddha in me, che dice ok, io vedo il tuo dolore, partecipo al tuo dolore e voglio che tu stia bene, ma sei tu che stai bene, non io, e sei tu che stai male, non io. In una cultura duale, morale, qualsiasi religione vogliamo prendere, sentirci che vogliamo bene a qualcuno è essere affranti per il suo dolore. Ma questo è semplicemente egoismo. È qualcosa che non ci fa stare bene. Quindi sto citando alcune delle regolarità che a mio avviso stanno alla base della felicità, diciamo così, la quale, come tutte le qualità, è un effetto collaterale. Perché, a mio avviso, le tradizioni morali, le religioni sono superate e superabili? Perché sono due, ti dicono quello che devi fare. Bisogna amare il prossimo come te stesso, bisogna fare... Allora, e come faccio, amare il prossimo? Dimmi come faccio. Se io riconosco le regolarità, io, te e il campo, allora io cerco di riconoscere qual è la regolarità. Intanto, se tu vuoi comprendere me, togliti di mezzo. Togli di mezzo la figlia, la madre, il padre che vedi nei miei occhi. Ci sono 10.000 personaggi tra me e te. Togliamoli di mezzo e stiamo qui. E cogliamo il plasma, parlava, il plasma. Percepiamo il plasma che c'è tra di noi. Stati di coscienza, in base a quanto io espando il mio stato di coscienza, io espando il campo, ma non espanderlo troppo, altrimenti sei travolto. Se io sentissi tutto il dolore o la gioia di ciascuno e viceversa, ci perderemmo. Quindi un'altra delle modalità per riconoscere come non renderci infelici è quello di sapere segregare l'informazione, cioè espandere o chiudere l'informazione con quella che io chiamo, rubandola da Castaneda, la seconda attenzione. Se è vero che l'esperienza è un circuito e l'unità di esperienze io, te e il campo, io me ne devo accorgere, perché se io non faccio niente ti ascolto, perché sul palcoscenico c'è la parola. È necessaria una seconda attenzione con la quale io ascolto come suona dentro di me, come agisce quello che stai dicendo, perché non sarà importante solo le mie parole, ma sarà importante il processo trasformativo che abbiamo vissuto insieme. E per sentire questo informativo devo fare qualche cosa. Per questo che non ti dico adesso facciamo un po' di meditazione. Perché poi se riapri gli occhi esci dalla meditazione. È chiaro che ce lo dicono tutti i maestri che bisogna stare nello stato meditativo. Però c'è così tanta enfasi sulla pratica di meditazione che è separata dalla teoria. Quindi adesso cosa stiamo facendo noi? Stiamo facendo teoria? No, stiamo facendo teoria pratica insieme, ma dipende da te. Beh, no, dipende anche da te, perché tu ci hai ipnotizzato dalle prime parole che hai detto e ci hai portato in trance fino a questo punto. Ma è il voce. E siamo felicissimi di questo. C'è un silenzio
veramente. Avrei voluto dirvi: ascoltiamo il silenzio. Perché una volta un mio allievo, tanti anni fa, ha detto una frase che cito ancora adesso. Le uniche parole che meritano di essere dette sono quelle che suggeriscono il silenzio. Perché dentro di noi c'è il silenzio, dal quale emergono le parole. Quando tu dici c'hai mezzo in trance, lo fanno tutti coloro che stanno in contatto col loro silenzio interiore. Perché è da quell'oceano di silenzio che nascono le parole. Per metterle in chiave psicologica, se io fossi preso da cosa diranno? Starò dicendo qualcosa di buono oppure no? Mi inviterà la prossima volta oppure no? Eccetera. Se io fossi preso dai vari ego, non potrei stare, sarei nel rumore, non nel silenzio. Qualsiasi parola che viene dal silenzio potrebbe dire Don Juan ha potere, ha un cuore, perché è integrale, perché è il sé che parla. Grazie. Voleva dire un'altra cosa? No, perché avevo portato una piccola poesia da leggere, se c'è tempo un secondo. Scritta in un libro che si intitola Sei un genio, che ho scritto anni fa. È uno dei libri più belli che abbia scritto, secondo me, e non vende un accidente, come ovvio. Così capita. Però ogni volta che lo guardo dico, però sei un genio. A proposito di ego. Diciamo che è un ego funzionale. Mettiamolo sul palcoscenico l'ego, così almeno... Tanto non sappiamo a quale ego ci riferiamo, di quale superpersonalità. Allora, questo è appunto, chiamatela un pezzettino di quel libro, dove c'è un dialogo tra padre e figlio. Felicità, figlio mio, è camminare a piedi nudi sulla sabbia mentre il sole sta tramontando. Scattare fotografie ai fiori e ai sorrisi delle amiche. Capirsi al volo senza parlare. Correre di notte soli sotto la pioggia, ascoltare d'amore, di morte e di altre sciocchezze di Guccini, svegliarsi la mattina, aprire gli occhi e scoprire che la donna che ami è lì che ti sta guardando, fare la lista delle cose da fare e scoprire di essere riusciti a farle tutte, un paio di scarpe comode, un giro in bicicletta con la famiglia, zaini, panini e tanta voglia di stare insieme. La prima volta che tieni tuo figlio in braccio, iniziare e finire un libro di Tolstoi, dividere la pizzata con gli amici al Bukowski di Varese Ligure, consigliato, uscire le sere d'inverno per mettere l'auto in garage, meravigliarsi per lo splendore del cielo stellato, scendere a valle dal Diavolezza di St. Moritz con tuo figlio e all'arrivo dargli il 5, assistere ai colori dello specchiarsi del catenaccio nel lago di Carezza con un amico brasiliano che piange dalla commozione, tuffarsi nel mare blu di Vulcano o Stromboli, ascoltare Bruce Springsteen cantare Born in USA mentre stai tornando a casa in auto da solo la notte e cantare anche tu a squarciagola, leggere il tuo nome su di una rivista prestigiosa o tra i titoli di coda di un film. Fare l'amore un pomeriggio d'estate con la donna che ami e poi alzarsi a preparare un caffè e poi tornare a letto e stare lì mano nella mano. Grazie. Grazie. Pierluigi Lattuada. Pierluigi Lattuada.